Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il giorno della prova di volo del piccolo Ninja 913. In tanti me l'avete chiesta, ero curioso anch'io di provarlo e di fare una recensione di questo drone, non solo dal punto di vista di come è costruito, del suo peso, diciamo delle sue caratteristiche, ma di vederlo veramente in azione. C'è un po' di arietta, penso che la sentite anche nel microfono, forse si vedono anche, vedete l'erba che si muove, quindi speriamo che non dia fastidio alla prova, perché comunque è un drone che pesa circa 215 grammi, quindi un drone veramente leggero. Quindi adesso, partendo dal presupposto ragazzi che il drone è veramente nuovo in tutto, intendo dal punto di vista firmware dell'applicazione, anzi fino a quando ho fatto l'unboxing l'applicazione era solo in cinese, adesso almeno per Android è arrivata la versione in inglese, mentre su iOS tuttora rimane in cinese, arriverà ovviamente anche lì la versione in inglese, però questo per farvi capire come è acerbo comunque questo drone dal punto di vista del software e sicuramente anche del firmware. Quindi è un drone che sicuramente migliorerà tantissimo con l'andare del tempo e con gli aggiornamenti che riceverà. Quindi adesso ragazzi preparo tutto e facciamo la prima prova di volo e vediamo anche il comportamento della fotocamera a livello di qualità e di stabilizzazione, e anche ovviamente il comportamento di questo drone che, ripeto, costa circa 140 euro, motori brushless, 15 minuti di autonomia, camera a 1080p, GPS, quindi ragazzi veramente un drone completo per 140 euro. Adesso lo proviamo, poi alla fine del video tiriamo le conclusioni e alla fine di tutto il video vi lascio magari le riprese fatte, quelle registrate nella micro SD o anche qualche foto scattata sempre registrata nella micro SD. Quindi adesso ragazzi decolliamo con il Ninja 913. Ok ragazzi, adesso andiamo a accendere il radiocomando. Andiamo a accendere il piccolo Ninja. Ok, aspettiamo che i LED ci indicano che il Ninja sia pronto. Ok, vedete che i LED adesso non lampeggiano più, quindi il Ninja è pronto. Andiamo a cercare la sua rete Wi-Fi. Eccola qua. Abbiamo trovato la rete Wi-Fi del piccolo Ninja. A questo punto andiamo ad aprire la sua applicazione, che in questo caso è la versione per iOS, quindi in cinese. Ecco, infatti vabbè, l'applicazione è ancora in cinese. Quindi ragazzi, a questo punto non ci resta che decollare con il piccolo Ninja. Allora vado a inserire lo smartphone all'interno del radiocomando e siamo pronti a decollare. Il GPS ci dà l'ok, è verde, abbiamo 10 satelliti in questo momento. Facciamo partire anche la registrazione video sulla SD del Ninja e decolliamo. Ok ragazzi, vediamo se si stabilizza. Ripeto, c'è un po' d'aria, non so se le vedete l'erba alta che si muove, anche le foglie della pianta, quindi c'è un po' d'aria, però il Ninja sembra che non si comporti male. Vi ricordo che non ha nessun sensore sotto di lui, ha solo il GPS e la bussola, quindi un po' tipo Zino o Fimia 3. Quindi adesso proviamo a salire un po'. La fotocamera sta registrando, poi alla fine del video vi lascio i video fatti direttamente dalla fotocamera. È silenziosissimo ragazzi, questi motori brushless devo dire che non sono niente male, cioè adesso ve lo faccio scendere e vi faccio sentire. Sentite com'è silenzioso, forse anche la forma delle eliche che ha lo rendono veramente veramente silenzioso ragazzi. E adesso saliamo e si muove anche bene devo dire. Mamma se viaggia, questa è la modalità cinematografica diciamo, quindi non la modalità sport. Vediamo il suo comportamento, devo dire che è molto bello da usare ragazzi, lo vedete? Spero che dalla GoPro si riesca a vedere.
Adesso saliamo. Il range dato è 300 metri, ragazzi, però non lo so se ci arriva o meno. Oggi è una prova, è la prima prova, quindi facciamo una prova giusto a livello di performance, così di videocamera e di stabilità di volo. Devo dire, ragazzi, che è molto molto bello, è da usare, veramente piacevole. Cioè, a pensare che costa gli stessi soldi del Fairy, che veramente era un drone inguardabile, non è mai stato un drone affidabile, con un sacco di problemi, e costava gli stessi soldi di questo, però veramente un drone osceno, non solo dal punto di vista della fotocamera, che magari anche questo, quello non lo so, lo vedremo, ma dal punto di vista del volo, della stabilità, del comportamento, cioè del segnale, era veramente scandaloso. Mentre questo, ragazzi, agli stessi soldi sembra tutto un'altra cosa, eh? Adesso magari salgo un po', così vediamo anche il video preso dall'alto. Adesso sono in altezza di 24 metri e, ripeto, c'è molto, molto magari no, però c'è una forte aria, guardate. E il Ninja è là in alto, adesso siamo a 31 metri d'altezza. Magari proviamo a scattare anche una foto, interrompiamo la registrazione, scattiamo una foto. Magari uno anche di qua, così che potete avere un'idea anche della sua diciamo prestazione a livello fotografico. Una di qua, vi ricordo anche che è possibile orientare la fotocamera, ovviamente prima di decollare, utilizzando le dita. Adesso rifacciamo partire il video. Comunque viaggia veramente bene, da usare, ragazzi, è molto piacevole. Questi motori brushless, secondo me, rendono tantissimo, a differenza del Tello, che quando c'è un po' d'aria praticamente non si muove. Questo, devo dire, che con questi motori riesce a muoversi benissimo, ragazzi. Secondo me, per essere un drone nuovo, vi posso dire, ragazzi, se volete acquistarlo, secondo me merita tantissimo, dal punto di vista proprio dell'utilizzo, Non sto parlando di fotocamera, che è quella da vedere, ma dal punto di vista dell'utilizzo, cavoli, ragazzi, è un drone veramente veramente piacevole. Cioè, guardate com'è bello da veder volare. Proviamolo in modalità sport. In teoria così dovrebbe essere entrato in modalità sport. E sì, guarda come viaggia. Diventa un po' più aggressivo. Non tantissimo, però si capisce che è più aggressivo. Anche i satelliti adesso ne ha agganciati addirittura 15. Se vengo verso di me, sono controvento, diciamo. Però guardate come va lo stesso. Fa più fatica, ma riesce comunque a muoversi. Il Tello, per dire, si sarebbe fermato e si sarebbe plafonato in quella posizione, venendo avanti tipo un millimetro ogni 10 minuti. Questo invece, guardate come viaggia bene, anche perché sono andato comunque a un'altezza di 25 metri, avete visto, cose strane, movimenti strani non ne ha fatti. Proviamo le gesture, anche se non so come funzionano, quindi, ragazzi, non so se riesco a farle funzionare. Non ci sto riuscendo. Come funzioneranno? Sì, selezionate, le ho selezionate, sono azzurre, quindi proviamo così. Boh, non so cosa devo fare, ragazzi. Facendo il gesto così, penso che dovrebbe scattare la foto, però dovrebbe anche rilevarmi in realtà, ma non mi sta rilevando, quindi non so se non è ancora una funzione abilitata. Secondo me, guardate, i satelliti hanno agganciati addirittura 16, aspettate che disattivo le gesture.
che devo capire come funzionano, ragazzi, magari in un altro video ve le faccio vedere, adesso non ci sono riuscito, Bellissimo ragazzi, da pilotare è fantastico. Per chi vuole un drone, per imparare a pilotare un drone piacevole, questo è il massimo. Poi con il GPS comunque è una cosa importante in un drone, e sicuramente avendo il GPS, ragazzi, gli implementeranno un sacco di funzioni, perché con il GPS si possono implementare tutte le funzioni di volo automatiche, cose che adesso non ha, ma secondo me verranno implementate più avanti con i vari aggiornamenti. Ma è affascinante per quanto è silenzioso e vedere sotto i LED. Adesso non so se dalla GoPro si vedono sotto i LED che lampeggiano, quindi si vedono anche diciamo dal basso, anche se vabbè quando si sale non si vedono più neanche tanto, però è veramente curato comunque a livello di plastiche e proprio di stampa delle parti del drone. Mi scatto una foto. Ragazzi, mi sono messo anche in posa. Abbiamo il 10% di... Ecco, non so cosa succede quando le batterie finiscono, se c'ha un ritorno automatico, se precipita, non lo so. Addirittura 17 satelliti, ragazzi. Non so dirvi cosa succede, anzi, adesso quasi quasi provo a scendere e aspettiamo che le batterie diminuiscano un po' e vediamo cosa succede. Ragazzi, sta atterrando da solo. Vado sul landing perché sta atterrando da solo. Praticamente atterra dove è in questo. Ok, lo faccio scendere, scende da solo, Quindi ragazzi, quando le batterie sono arrivate tipo al 7-8%, una cosa del genere, il drone ha iniziato ad atterrare. Quindi non ha un return to home, almeno al momento non ce l'ha, probabilmente lo implementeranno secondo me, perché avendo il GPS possono tranquillamente mettergli un return to home. Quindi lui, quando è arrivato al circa al 7%, è atterrato, o meglio sarebbe atterrato dove era, perché io non sapevo il comportamento esatto di questo drone quando le batterie sarebbero arrivate in zona problematica. Quindi avete visto che lui praticamente a terra dov'è, quindi sapete che quando arrivate circa al 10% di batterie, portatevelo vicino, perché però lui a terra. Quindi ragazzi, adesso lo andiamo a spegnere e poi tiriamo le conclusioni su questo Ninja 913. Allora ragazzi, primo test di volo direi niente male, paragonato a quello che era stato il primo test di volo col Fire, che poi era stato peggio il secondo, peggio il terzo, peggio il quarto volo, cioè veramente secondo me è un drone con un sacco di pec. Qua invece secondo me a parità di prezzo abbiamo un drone di tutt'altra qualità, sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista delle prestazioni. Cose positive ragazzi, è super silenzioso, i motori e queste eliche veramente gli danno una silenziosità impressionante. L'aria non gli dà molto fastidio, avete visto comunque che non c'è un vento forte, ma c'è una bella arietta che, per dire, il tello sarebbe andato in crisi, questo invece no, si muoveva tranquillamente ed era anche molto stabile. Il GPS funziona benissimo, agganciato fino a 17 satelliti, quindi vi dà una stabilità e una sicurezza di volo secondo me importante. Poi ovviamente ha pure la bussola. Poi cosa dire ragazzi, ecco, le batterie, secondo me le batterie non durano 15 minuti ma durano un po' meno, poi magari con gli aggiornamenti tutto migliora, perché ormai lo sapete che questi prodotti cinesi ormai escono, a parte DJI, tutti gli altri prodotti cinesi al giorno d'oggi escono molto molto acerbi a livello software e firmware, quindi fanno veramente passi da gigante con gli aggiornamenti. Praticamente questi piccoli oggetti si evolvono in maniera impressionante andando avanti col tempo. La fotocamera ragazzi, adesso scaricherò il video e le foto ve le lascio poi in fondo al video, diciamo così come le ha registrate il piccolo Ninja. In più ragazzi, ricordatevi che registra anche direttamente nello smartphone, quindi avete sia la registrazione nella micro SD che la registrazione nello smartphone, quindi potete utilizzare subito le foto o i video da condividere con i vari social. È un'altra cosa che, quando la batteria inizia a essere scarsa, a terra dove si trova, però secondo me avendo il GPS lo porteranno sicuramente ad avere la funzione del return to home.
Per il resto, ragazzi, è un drone da guidare veramente fantastico. È un po' come il Tello, nel senso piacevole, cioè uno prende in mano il Tello e dice: cavoli, che bello da guidare. Questo ancora meglio, perché comunque si muove anche con un po' d'aria, mentre il Tello all'aperto diventa quasi inutilizzabile, se non in giornate proprio senza un filo d'aria, mentre questo si muove veramente bene. Avete visto, sono andato fino a 25 metri d'altezza e c'era una stabilità, secondo me, dal punto di vista del drone, ottima. Quindi, ragazzi, se questo primo video, primo volo test, poi ne faremo degli altri, anche perché arriveranno gli aggiornamenti, quindi lo proveremo con gli aggiornamenti che arriveranno, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su. Vi lascio il link in descrizione del piccolo ninja nel caso vogliate acquistarlo da GearBest. Iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ragazzi, ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube e ci vediamo nei prossimi video voli o test. Ciao!